Nome: Davide Cattaneo. Gio Onorato. Data di nascita: 28/3/73. 23/06/81. Quanti anni hai passato su uno skateboard? 15. 25 anni. La tua città di residenza? Milano. Mariano Comense. Qual è il tuo spot abituale? A Biblioteca Seregno. MC The Station. Un aggettivo per Andrew Reynolds? Gabbiano. Un aggettivo per Tony Hawk? McTwister. Imprenditore. Un aggettivo per Rodney Mullan? Flipmaker. Inventore. Un aggettivo per Matt Hensley? Stiloso. Street skater. Fidanzato? Sì. Cosa scegli tra una serata di festa e una buona session? Di solito una serata di festa. Una buona session. Però anche la buona session spacca. Dimmi il nome della prima manovra che ti viene in mente. Kickflip. Non li kickflip, gay grind. Cosa non può mancare nel tuo skate spot ideale? Un muretto. Amici. Un flatbar. Cosa c'è dopo la morte? Non lo so. L'anima che skata. Quali sono i tuoi skaters italiani preferiti? Gianni Zattoni, Dani Cardone. Da 25 anni a sta parte ne ho avuti un casino. Tanti, loro due specialmente. Provi mai una manovra perché l'hai vista fare a qualcuno che ti sembra figo? No. Sì, ci provo, ma tanto a me non viene perché è venuta al figo. Danny Way e le sue imprese funamboliche. Cosa ne pensi? Che matto, che spinge il limite. Grande. Backside 540, Orvert ancora micidiale. Un aggettivo per gli X Games. X Skaters. Il lato sportivo dello skateboard, professionale. Mai fatto una canna? Più. La pesca? Ci ho provato. Sì. Cosa non ti auguri di romperti mai? L'Atlantide. Qualcosa che riguardi le gambe. Ricordi quando hai chiuso il primo kickflip? Tanti anni fa, pensavo fosse kickflip, facevo invece kickflip e body varial. Dopo una notte che skateavo, una sera così, dopo mille tentativi, una figata. Chi ha inventato l'ollie in quale anno? Alan Japlin, 1974. Skippiamo questa. Dove si trovava esattamente il Gonzolli? A San Francisco, all'Imbarcadero. A San Francisco, all'Imbarcadero. In quale anno è scoppiata la rivoluzione francese? 1789. Speriamo che non è una cazzata. 789. Ho vinto? No, non ho vinto. Quanti anni ha il tuo compare di intervista? 34. Non lo so. Cosa non vorresti vedere nella scena dello skateboarding nazionale? Pantaloni a zampa e tanga. Menefreghismo, paranoia. Li vuoi dei figli? Sì. Per adesso no. Credi in Dio? Sì. Per adesso no. Cosa ne pensi della religione? Un modo per skateare mentalmente. Che il tipo che l'ha inventata era un genio. Ritieni che lo skate business italiano supporti adeguatamente la scena degli skaters? Sì, abbastanza bene. Continuamente. Ultimo film visto? Le vite degli altri. Lords of Downtown. Ultimo libro letto? How to make a Holly. Non mi ricordo. Ultimo CD comprato e non scaricato? Maradonas e Retarded. L'ultimo. L'ultimo CD che ho comprato è Wu-Tang Clan, poi l'ho scaricato per strada. Se ti dico spingi il tuo skate e chi se ne frega degli altri, cosa ti viene in mente? Chi se ne frega degli altri? XXX. Se ti dico ah, Giorgio, sono alto 1,60 e peso 90 kg, cosa ti viene in mente? Il tipo di dress. Una truffa. Giorgio il primo. Se ti dicessi Roxy Rings? Concrete Indoor Skatepark. Uno skatepark della Madonna che non ho mai skateato, ho visto un botto di riprese e tutti mi hanno parlato di sto bank enorme e stupendo. Salutatevi come si usa dalle vostre parti. Bella. Fai un saluto a chi ci guarda. Bella raga.